siamo qui a questa assemblea. Di che cosa parla e qual è il vostro obiettivo? Allora, oggi abbiamo convocato qui al San Matteo un'assemblea generale di tutti i lavoratori perché ci stiamo trascinando da tanto tempo alcune tematiche, alcune criticità, quale ad esempio la mensa, la lavanderia, il parcheggio. Ma oltre questo, una nuova proposta fatta quest'anno unitamente tutte le sigle sindacali per poter garantire una fascia economica, o meglio una progressione economico orizzontale detta in gergo fasce, a tutti i lavoratori nel giro di 2 anni. Bene, l'amministrazione alla nostra proposta ha controribattuto con una loro proposta, però penalizzando circa l'85% dei lavoratori. Noi siamo oggi qui insieme a tutti i lavoratori per far capire a questa amministrazione che è il momento di dire basta, è il momento in cui bisogna ascoltare i lavoratori e i problemi dei lavoratori. Da qui oggi segniamo un cambiamento, un inizio di qualcosa di nuovo, un percorso condiviso con i lavoratori. Abbiamo detto che ci vuole cambiamento, dove possiamo riproporlo, in che modo? Beh, innanzitutto deve cambiare il modo relazionale di questa amministrazione nei nostri confronti. Noi vogliamo contrattare con l'amministrazione, non vogliamo essere informati e basta. I lavoratori meritano rispetto e noi, la prova ne è questa assemblea assolutamente partecipata. Erano anni che non si vedevano più così tante persone, vuol dire che i problemi ci sono sentiti e al di là di tutto credono nelle organizzazioni sindacali che hanno portato, anche pur garantendo i minimi in tutte le unità operative, hanno fatto sì che quest'aula fosse piena. I problemi sono tanti, dal forse il minore, ma che non è minore, dei parcheggi che non ci sono, dalla parte economica che avevamo chiesto una fascia per tutti, l'amministrazione non ha voluto ascoltarci. Noi veramente vogliamo solo parlare, ognuno deve fare la propria parte, ma il rispetto nei confronti delle parti sociali ci deve essere sempre e comunque. Come si può trovare una soluzione per far sì che anche l'amministrazione comunale attuale possa ascoltare e poter anche venirvi incontro su questo aspetto? Beh, noi chiaramente anche con la parte comunale, qualora ci dovesse così avere il piacere di sentire, esporremo le nostre perplessità, i nostri problemi, anche perché San Matteo impatta sul comune di Pavia pesantemente con 3.500 dipendenti, capirete bene che è veramente importante. Noi parleremo con tutti quelli che ci vorranno ascoltare, senza preclusioni, senza se e senza ma. Noi siamo a disposizione dei lavoratori, ma non contro l'amministrazione, ma con l'amministrazione per il bene di tutti.